È sabato 14 marzo 1998. A Castelluccio dei Sauri, un paesino di poco più di 2000 abitanti in provincia di Foggia, tre amiche si danno appuntamento per studiare e preparare la tesina in vista dell'esame di maturità. Sono Nadia Roccia, Maria Filomena Sica, detta Mariena, e Anna Maria Botticelli. Hanno 18 anni e quel pomeriggio si incontreranno nel garage di Anna Maria, dove è stato allestito un piccolo studio. È molto bella Anna Maria, ha gli occhi azzurri e una cascata di boccoli biondi. È molto sicura di sé ed esercita un forte fascino su tutti. Ha anche un forte ascendente su Mariena, una ragazza sicuramente meno attraente di lei e molto più insicura. Nadia è una ragazza molto serena e tranquilla. Una ragazza a cui sapone che vive con i suoi genitori, il fratello e una sorella, a Castelluccio dei Sauri. È iscritta all'Istituto Magistrale di Foggia, dove frequenta il quinto anno. E Anna Maria è la sua compagna di banco. Mariena, invece, studia ragioneria. Nadia ha promesso alle sue amiche che dopo il diploma andranno tutte e tre negli Stati Uniti e che potranno rimanere a casa di un suo zio che vive lì. Successivamente però Nadia aveva ritrattato. Sì, forse in un futuro. Non era nulla di certo. È una promessa mancata ad aver suscitato in Anna Maria e Mariena un odio spropositato nei confronti di Nadia? È sabato pomeriggio, 14 marzo. Sono le 20. Anna Maria e Mariena allertano i familiari di Nadia. La ragazza è chiusa nel garage. Le amiche raccontano di essere uscite a comprarle qualcosa da mangiare perché diceva di non sentirsi bene, aveva anche dei dolori alle gambe, ma quando erano tornate avevano trovato il garage chiuso e Nadia non rispondeva. Quando Carmine Roccia riesce ad entrare nel garage insieme al fratello di Anna Maria, trova sua sorella a terra con una corda al collo. La caricano in auto e la portano subito all'ospedale di Foggia, ma qui il medico di guardia del pronto soccorso non può far altro che constatare il decesso di Nadia. Il medico però segnala che la temperatura del cadavere è molto bassa, quindi la ragazza deve essere morta già da qualche ora. Un ispettore della questura di Foggia però si insospettisce, c'è qualcosa di strano e chiede al sostituto procuratore delle indagini più approfondite. Il fratello di Anna Maria, che quella sera doveva andare a ballare, dirà: «Ma questa, proprio nel mio garage, doveva venire a suicidarsi». Accanto al corpo di Nadia viene ritrovata una lettera dattiloscritta. «Cara Anna Maria, come stai? E io, insomma, tu conosci il perché. Come ben sai, questo è un momento molto difficile per me, perché devo far fronte a un sacco di problemi. Ho deciso di fare un gesto importante, di svelare la mia identità, e cioè che sono lesbica, e di suicidarmi. Credo dunque che mi ucciderò, perché non ho il coraggio di dire alla mia famiglia che sono una lesbica innamorata della sua amica, cioè tu». Nella lettera Nadia chiede alla sua famiglia che vengano regalati alle sue amiche i soldi per quel famoso viaggio negli Stati Uniti. Quella lettera scritta a macchina, Nadia la firma con una penna, scrive in basso a destra «Con affetto Nadia», ma la firma, stranamente, non è apposta nello spazio disponibile sotto le ultime righe, ma molto più in giù. I carabinieri tornano nel garage per un nuovo sopralluogo e notano un'altra cosa molto strana. Il soffitto è alto circa 5 metri. La corda che Nadia avrebbe usato per impiccarsi è lunga poco più di 2. In più, non ci sono travi, non ci sono ganci e né appigli dove avrebbe potuto attaccarla quella corda. Sul collo di Nadia, il medico legale, oltre alle chiazze ipostatiche, trova delle impronte date dalla compressione delle dita di una mano molto piccola. Insomma, la mano di una donna. Il pubblico ministero stabilisce a quel punto che si tratta di un omicidio. È domenica 15 marzo 1998 e Anna Maria Botticelli e Maria Filomena Sica vengono convocate in procura come persone informate sui fatti. Sono loro ad aver visto Nadia viva per l'ultima volta.
Anna Maria inizia a far fugliare di un tentativo di suicidio di Nadia mentre si trovavano tutte e tre a Foggia a passeggiare. È un racconto privo di qualsiasi riscontro. Non le credono. Le ragazze però continuano a sostenere le tesi del suicidio. Gli inquirenti le lasciano da sole in una stanza piena di microspie e quello che registrano è allucinante. «Speriamo non si accorgano che è stata strangolata», dice Mariena. Anna Maria continua. «Mariena, dimmi la verità, mica hai raccontato qualcosa?» «Anna, se hai detto tutto, ti prendo per il collo e ti mando all'ospedale. Ma non gli ho detto niente a quello. Per me quello sa di tutti e cinque». Nonostante queste parole, però, non furono trovate prove a carico di altre persone. Ad un certo punto, però, Mariena confessa. «Siamo state noi. Siamo state noi ad ammazzare Nadia. Avrebbero commesso il delitto, spinte dal padre defunto di Mariena, che appariva in sogno durante delle visioni alla Botticelli. Ce l'ha ordinato mio padre». Mariena dice di non ricordare nulla di quella sera, ma solo i rumori, il respiro di Nadia o una sedia che cadeva. Anna Maria ricorda che Mariena gridava: «Aiutami, aiutami Anna, mi strappa i capelli». Nadia viene colpita a calci e pugni. Questa bastarda non vuole morire. Anna Maria Botticelli, per assicurarsi che Nadia Roccia sia morta, le schiaccia la pancia con un piede. Il movente non si è mai capito. Il 16 aprile del 1998, durante un incidente probatorio filmato, le due indagate fanno una ricostruzione agghiacciante dell'omicidio e gli inquirenti si rendono conto della loro tremenda crudeltà. «Avevano un atteggiamento molto freddo», raccontano gli inquirenti, «come se stessero parlando di qualcun altro. Erano distaccate. Pare addirittura che Anna Maria, prima di iniziare l'incidente probatorio ripreso dalle telecamere, si sia preoccupata di truccarsi». Stavano studiando quando Anna Maria si è alzata ed è andata a spegnere la luce. Mariena si è tolta la sciarpa e l'ha stretta al collo di Nadia. Le ultime parole di Nadia sono state: «Ma che fate? Ragazze, ma che succede? Io vi denuncio. Io vi rovino». Le due ragazze vengono considerate capaci di intendere e di volere. La perizia psichiatrica non lascia dubbi, anche se per la modalità dell'omicidio il difensore di Mariena Sica continua a sostenere che le ragazze abbiano un grave disagio psichiatrico. L'8 febbraio del 1999 vengono accusate di omicidio con concorso di ignoti. «Io volevo molto bene a Nadia, per questo ci troviamo in questa situazione. I nostri piani erano molto diversi, eravamo sicure che non ci avrebbero mai scoperte. Io non la frequentavo», dice Mariena. «Anna Maria era la sua compagna di banco». Al primo colloquio con l'avvocato, Anna Maria piange già da 2 ore. Mariena invece è molto più tranquilla. «Queste due belve feroci meritano l'ergastolo», dice mamma Rocchina. «Non ci sarà mai perdono da parte della nostra famiglia». In primo grado, Anna Maria Botticelli e Mariena Sica vengono condannate all'ergastolo. I giudici della Corte d'Assise di Foggia respingono inoltre le richieste di rito abbreviato. Per la gravità delle imputazioni, rischiano il carcere a vita.
L'accusa è di omicidio con aggravante di premeditazione, crudeltà e futili motivi. In più ci sono le tentate lesioni aggravate per aver tentato di uccidere Nadia con una bibita avvelenata in passato. Avevano sciolto del topicida in una Coca-Cola, ma quel giorno Nadia non l'aveva voluta bere, non le andava. Giudicate entrambe sane di mente dopo una perizia psichiatrica, offrono 300 milioni di lire come risarcimento alla famiglia Roccia, che ovviamente rifiuta l'offerta, giudicandola inammissibile. Il 22 maggio 2001, alle ragazze vengono riconosciute le attenuanti generiche. La pena viene ridotta a 25 anni. Due mesi dopo, la Corte di Cassazione annulla la sentenza di secondo grado con rinvio a giudizio. Ma una modifica del codice penale consente il patteggiamento. E nel 2003 la sentenza definitiva è di 21 anni di carcere. È troppo l'ergastolo. Sono troppo giovani, dice la difesa. Sono due belve feroci. Devono stare in carcere a vita, dice la famiglia di Nadia. Non si è mai capito il movente di questo omicidio. Mariena si dichiarerà succube di Anna Maria, al punto che durante la detenzione chiederà di non stare più in cella con lei. Sono sprofondata in un abisso nel quale mi ha fatto precipitare quella là. Ad aprile 2013, dopo vari permessi premio e una detenzione esemplare, Anna Maria Botticelli e Mariena Sica vengono liberate per fine pena. Anna Maria Botticelli si è trasferita a Padova. Si dice che Mariena Sica viva in Toscana. Anna Maria Botticelli vive su una sedia a rotelle, in quanto è stata colpita da sclerosi multipla. Per gli avvocati difensori, queste due ragazze hanno pagato e hanno diritto all'oblio. Vogliono essere dimenticate. Chi non può dimenticare la famiglia di Nadia, che nel frattempo ha subito altri gravi lutti. Prima è morta la mamma e poi la sorella Patrizia. Il delitto di Nadia Roccia è ancora tutt'oggi senza movente.